Siamo qui con Gorla Tommaso del San Pio X. Tommaso, partita perfetta della squadra, partita perfetta tua, una tripletta, 3-2, grande vittoria, avete tenuto benissimo il campo, forse unica pecca non aver chiuso prima la partita, avete sbagliato qualche gol di troppo alla fine. Sì, loro erano molto forti, molto organizzati, facevano girare bene la palla, si muovevano, non erano mai fermi, non davano punti di riferimento, quindi è stata una partita molto complicata, abbiamo dovuto correre, sudare, poi nel finale potevamo chiuderla, c'era un po' di stanchezza anche per tanto movimento che ci hanno fatto fare, quindi vabbè, potevamo chiuderla ma non ci lamentiamo, diciamo. 3 punti che servono tanto per noi, quindi bene così. Nonostante una partenza difficilissima di campionato, una classifica dura, anche se oggi è arrivata una bella boccata d'ossigeno, avete dimostrato fin dall'inizio grande equilibrio, grande unità di gruppo, è questa la vostra forza? Sì, noi, il gruppo c'è sempre stato, anche quando abbiamo preso 6 pere settimana scorsa, comunque non abbiamo mai mollato così. Oggi abbiamo dimostrato contro una squadra che è nelle parti alte della classifica di poter lottare, che se diamo tutto possiamo giocarci contro chiunque e salvarci. Dobbiamo solo continuare a giocare così e non giocare una settimana dietro, no. Ultima prima della pausa, giocate contro l'Osa, partita fondamentale in chiave salvezza. La vittoria di oggi può dare quello spirito in più, quel morale in più. Sì, loro sono dietro insieme a noi, quindi dovremmo stare a pale doppio vincere contro loro. Servono questi punti, bisogna fare un bel Natale senza pensarci troppo alla classifica e guadagnarci l'anno prossimo la salvezza. Grazie mille, sei stato gentilissimo. Grazie a voi.